BDI sulla Radio Capital e, come detto poco fa, 2.0, Isabella Marini, amici. Ciao. Ciao Isa. Allora, quest'oggi? Quest'oggi, allora, il titolo della rubrica è Con il naso all'insù. Ah, adesso lo scopriamo meglio, perché noi qualche settimana fa, vi ricordate, abbiamo avuto la possibilità di intervistare Luca Parmitano. Sì. Prima della partenza. Adesso lui è nella Stazione Spaziale Internazionale, quindi sopra le nostre teste, e rimarrà appunto nello spazio 165 giorni, quindi ancora dovrà stare per un po'. Questa base che abbiamo messo, a che cosa è dovuta? Insomma, stiamo parlando dello spazio, delle stelle. Adesso vi dico, è un dramma, Star Trek, qualcosa così. No, adesso capirete anche pure questa base. Allora, praticamente Luca Parmitano sarà... Ciao Luca! Sì, bravo, hai da sì. Guarda, sentire forse non ti potrà sentire, però tu potrai vedere lui. Adesso non so se lui potrà vedere te, però vi do il modo di sapere quando la stazione spaziale si troverà sopra le nostre teste, passerà sopra la casa nostra. Se voi andate sul sito spotthestation.nasa.gov, basterà inserire la vostra mail e poi vi riceverete una mail con appunto le indicazioni per poter vedere la stazione quando passerà sopra casa vostra. Io l'ho fatto anche Mary, quindi sì. Adesso voglio sapere anche quello che ha fatto lei, e devo dire che le indicazioni che ho ricevuto sembrano all'inizio un po' così incomprensibili. No, dice, vabbè, non è roba per me. Invece grazie all'iPhone, ma insomma anche agli smartphone, spesso sono dotati di bussola, basta seguire le indicazioni che sono in questa mail e devo dire che le coordinate sono perfette, addirittura il tempo di visibilità della stazione. Sì. Infatti dice nella mail che ho ricevuto io il tempo di visibilità era di 6 minuti e io per 6 minuti ho visto la stazione passare proprio sopra di me. Ho visto Luca Parmitano che ti passava sopra. Sì, esatto. È stato veramente molto bello. Tra l'altro in questi giorni mi sono fatta una cultura, perché io di astronomia ne so molto poco, mi sono rivolta a Massimiliano, che cura una pagina su Facebook che si chiama Chi ha paura del buio, e devo dire che mi ha dato delle indicazioni molto belle. Tra l'altro la prima è che non è che Luca Parmitano con la stazione passa sempre nello stesso punto. Lui compie un'orbita in circa 1 ora e mezza, quindi in un giorno gira attorno alla Terra circa 16 volte alla velocità di 28.000 km orari. Però. Una cosa pazzesca. E tra l'altro Massimiliano mi ha detto anche una cosa in più, perché stasera ci sarà un altro avvistamento, quindi mi raccomando, guardate su dalle 21.16 alle 21.27. Sì. Praticamente passerà sopra la Toscana e la Romagna, ma si potrà vedere da tutta Italia. Quindi basterà si vede un guardare... puntino luminoso che si muove velocemente. Sì. Esatto, sì, una stella molto luminosa ma velocissima. Quindi insomma si vede, non è, si capisce che non è si né capisce, un aereo né una stella. E praticamente congiungerà una linea immaginaria tra Livorno e Ravenna. Insomma è anche molto filosofico. Ringrazio Massimiliano. Se poi ecco, se ci pensate, Luca Parmitano che cosa ci ha detto? Lui da piccolo sognava di fare l'astronauta e c'era riuscito. Quindi se noi magari pure abbiamo il desiderio di camminare di camminare nello spazio, lo possiamo fare con un'applicazione, quindi insomma sempre con i piedi per terra, ma con lo schermo del telefonino rivolto verso il cielo. Scaricate l'applicazione Star Walk, è bellissima, perché praticamente attraverso lo schermo potremo vedere le costellazioni, le stelle, i pianeti. Ti dà i nomi, ti dà tutto, addirittura anche le informazioni, quindi sono anche i link di Wikipedia e noi possiamo sapere di più su quello che stiamo vedendo. Pesci. È bellissimo. No, non è pesci, non è la costellazione dell'oroscopo, cioè no, adesso no. Se dobbiamo rovinare un momento di poesia. Vabbè. Allora, poi vi ricordate che la scorsa settimana, insomma, abbiamo invitato gli ascoltatori? Scrivetemi, fatemi provare qualche applicazione, qualche sito internet. Tra i tanti che abbiamo tirato fuori? Mariano, è stato molto gentile, io lo ringrazio, mi ha segnalato una sua creatura, perché lui ha inventato un'applicazione insieme al gruppo Mag Machina, che è un collettivo di programmatori, e hanno inventato questa applicazione. Perché ne parliamo? Perché noi alle stelle di solito colleghiamo i desideri, i sogni, che però teniamo per noi. Invece l'applicazione Hope, che è scritto H-O-O-P, ci dà la possibilità di scrivere in 140 caratteri il nostro desiderio, un pensiero, una frase d'amore, quello che vogliamo, e poi condividerlo con gli altri della comunità Hope. E a quel punto si accenderà una stella proprio all'altezza della posizione in cui noi siamo sulla Terra, ovviamente nella comunità Hope. Quindi noi possiamo addirittura con virtuale, lo schermo insomma. Virtuale, che possiamo però vedere, perché con l'iPhone, alzando lo schermo, si possono vedere i desideri degli altri che sono a circa 5 km da noi. Ma e devo dire, è bellissimo. Mi è capitato di trovare il desiderio, esatto, non lo conoscevo, però ho visto che il desiderio di una persona che era a 5 km qui dalla radio e ho alimentato quindi questo suo desiderio perché tu puoi tenere acceso appunto i desideri degli altri. Il suo desiderio era di uscire con te. Esatto, diciamolo una volta per sempre. Il mio lo vedete, perché io ho scritto 2.0, così andare su Hope e trovare appunto. Allora, tutto questo tra poco sulla pagina Facebook del
del Non c'è duo. Però ricordiamo anche agli ascoltatori, chi volesse segnalarti delle applicazioni che magari ha fatto, come in questo caso, oppure anche così, anche solo da provare. Esatto, da provare, lo può fare scrivendoti su i.marini@capital.it. Grazie. Il 2.0 torna la prossima settimana. Ciao.